Buongiorno a tutti, qui è TheStriker46 ed oggi sono qui per il primo video di Don't Starve. Questo gioco diciamo che mi è stato consigliato da Mindscar, sì ragazzi, è la stessa persona che mi accompagna spesso durante le puntate di Amnesia. Iscrivetevi al suo canale, ma dovete essere già iscritti, altrimenti siete proprio dei... E comunque ragazzi, inizio subito dicendovi che non so un cazzo di Don't Starve. Ho visto qualche video di qua e di là e ho capito un pochino che è un survival abbastanza realistico. Se per realistico, se si può prendere realistico un gioco in cui ci sono zombie e ci sono zombie. Ci sono dei pigmen umani, bufali incazzatissimi e immensi, alberi che prendono vita. Comunque ragazzi, almeno una delle cose più realistiche, tipo ci sono il cibo che va male, però di questo parleremo nel gioco. Iniziamo subito. Oggi ho iniziato a giocare, ma diciamo sono morto al primo mondo. Al primo mondo, che cazzo dico? Iniziamo subito questo giochino, dai. Fighissima la creazione del mondo, è molto figa, devo dire la verità. Bellissimo. E beh, perché ci impieghi così tanto? Ok, perché ci impieghi così tanto? L'ultima volta non ci è impiegato così tanto. Ma che sta creando? Un mondo tipo di gigantesco, tipo immenso. Caro. Dopo questo caricamento mi aspetto un mondo della Madonna. Ecco. Sei Paul, you don't look so good. Dice Paul, non c'è. È meglio se trovi qualcosa da mangiare prima della notte. Prima dell'arrivo della notte, vabbè. Diceva che non gli sembrava che stessi tanto bene. Devo trovare da mangiare prima della notte. Allora ragazzi, iniziamo. Diciamo, ho già detto che ne so meno di voi, quindi la cosa migliore in questo momento è prendere tutto quello che mi trovo davanti. Guardate che brutti sti conigli. Ma che minchia. Che ho fatto? Ok. Pighead. Ok. Mi interessa molto il tuo pensiero. Anche se voglio capire cosa dice. Ah, sembra un'offerta ad una bestia. E io avrei attivato magari un altare per evocare qualche bestia di qualche genere. E non vorrei essere qua vicino durante la notte, quindi io scapperei via. Prendi qua. Prendi! Semi. Allora. L'unica cosa che so è che mi devo craftare degli oggetti. Ash e cazzo del genere. Perché non è come Minecraft e non posso rompere le rocce a pugni. E mi chiedo il perché. Allora. Eccola lì. A me i sapling. Ma mi ha dato dei bastoncini. More. Oh. Che cazzo si chiamano loro? Lamponi. Però io non trovo gli oggetti per farmi un pick house o perlomeno un'ascia. Abbastanza inquietanti i suoni, però devo dire la verità. Fatto veramente benissimo questo gioco. Già dalle prime impressioni posso dire che è un bel gioco. Allora. Prendiamo da mangiare perché il cibo, da quello che ho visto e ho sperimentato, serve veramente tanto. Pensavo fosse tipo Minecraft, invece no, è ancora peggio ragazzi. Questo cos'è? Examine, it's sleeping, sta dormendo. Interessantissimo. Ah, dovrei avere già l'occorrente per farmi un asher, che ci penso. Ah, pure il piccone, beh ce l'ascia però. Ai, ma stava craftando, mi sono scordato che non è come Minecraft. Vai, abbattilo, vai. Pure che è piccolo. Andiamo da questo qua che è un pochino più grande, un pochino più immenso rispetto all'altro. Tac, 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 tac. E abbattilo. Ah, con Barra Spezzatrice dovrei raccogliere tutto quello che mi circonda. Sta facendo tutto lui, ragazzi. No, dai, lontano dai miei semi. Gli uccellini si portano via i semi. Quindi quando vedete un uccello che si posa sui vostri semi, scacciatelo con l'ascio. Avvicinatevi che tanto lui scappa. Quanto cazzo sono grandi questi cazzo di alberi?
Toc, toc, toc. E basta, ha rotto il cazzo, però. Guarda, per quanto ci impiega a tagliarlo. Non ne prendo più così piccoli, eh? Sono uno spreco di tempo. Meglio prendere quelli grandi che almeno ti danno assai. Oh cazzo, è già quasi finito il giorno. E non ho fatto un cazzo. Il giorno si può vedere qua sopra. Oddio, è già quasi sera. Ecco. Morirò il primo giorno. Come l'ultima volta. Cioè, non era proprio il primo giorno, il secondo giorno, però. Sono morto attaccando un coso. Un bufalo. Vi chiederete quanto può essere stupido una persona per attaccare un bufalo. Deve essere me, ragazzi. E quello cos'è? Sembra tipo una pelliccia. In wormhole. Ah, buco del verme. Prenderei altro da mangiare, tanto ho ancora un pochino di tempo prima che che arrivi la notte. Anche se mi dovrei fare subito un campfire. Prendo un pochino da mangiare. Un altro pochino di erba che serve sempre, ragazzi. ecco. Una buca dei rabbit. I rabbit! Comunque, ragazzi, cercherò di informarmi su questo gioco in modo da poter giocare al meglio e magari imparare qualcosa anche a voi, insegnare qualcosa anche a voi. Mi piacerebbe veramente tanto che fossi io a insegnare qualcosa a voi e non qualcosa a me, perché io veramente ne so meno di voi. Ho visto giusto qualche video di qua e di là, uno di Shakitano che saluto, che è uno dei, è un grande, ragazzi. Iscrivetevi subito al suo canale, visitatelo perché è veramente un grande. Ve lo assicuro. Tac, tac. Ah, però che palle quando devi abbattere gli alberi. Non è solitamente all'inizio a scendere la sera. Sarà per la paura. Perché tutto quanto si fa si diventa muto, mamma mia. Rende veramente un senso di solitudine sto gioco. Porca puttana. Spero che prima o poi esca un multiplayer. Lo spero. Quasi notte. Cazzo, è rotta l'ascia. Bene, ragazzi, noi ci facciamo la casa sul mare. Surf light. Campfire. Ecco qua il nostro campfire. Che per fare il prossimo ci servirà della pietra. Praticamente quel campfire sarà infinito. Cioè, al posto, questo qua quando finirà di bruciare, diventerà polvere. Potremmo utilizzare per altri scopi, ma sicuramente non potremo riutilizzare il campfire. Adesso io. Ecco, ho mangiato. Io volevo cucinare in realtà. Anche se cucinare le more, non. I lamponi. Non mi sembra la cosa migliore, però dai. Allora. Ah no, posso premere il tasto destro, sbaglio. Sì, posso farlo. E mangia, sfamati! Bruciamo un altro pochino di legna. Ok, al massimo. Nel frattempo aspettiamo che passi la notte. Nel frattempo mi faccio un pickaxe perché nella prossima giornata ci facciamo un giretto. Posso farmi. Oh, una trap. Ah, provo a farmela immediatamente. Gliela metto qua sopra. Perché questo qua appena esce si trova la trappola davanti e viene catturato, per forza. Perché sono troppo stupidi per capire che quella lì è una trappola. Conigli, esseri immondi. Comunque, mangia e non rompere i coglioni. Abbiamo quasi due. Ah, tutte 150 è il massimo, invece di sanità mentale 200, se non erro. Che sta scendendo adesso la sanità? Aspettiamo che finisca la notte. Nel frattempo guardiamo cosa possiamo craftare. Niente. Oh, una specie di. Ma questa che cos'è? Un'armatura di erba. Che cazzo è? Pff, armatura di erba. Non si è mai vista una cosa del genere, però. Lui può difendersi con dell'erba, ragazzi. Best hero in the world. Allora. Prendo l'ascia. Avete visto, è cresciuto l'albero, figa Zaus.
Mo esce il coniglio e muore. Dai coniglio, esci. Cos'hai paura? C'è solamente un umano che sta tagliando la legna. Ti devi preoccupare. Sto aspettando altro che tu esca. Per mangiarti, ucciderti e mangiarti. Bellissimo. Dopo salto dentro il buco dello schifo lì, del verme. Dopo che catturo il coniglio e lo cucino e lo stufo e me lo mangio. Anche se ho tutta la fame, lo mangerò, perché sono un tipo che spreca risorse. Vediamo se l'ha catturato. Sei un pezzo di merda, perché non esci? Ora direi che caccerò la trappola. Taglio quest'albero. Prendo quei ramoscelli e salto dentro il buco. Oppure no, non salto dentro il buco, ci ho ripensato. Continuo dritto. Vediamo se spremo tab. Ah sì, la mappa. Dovrebbe dirmi tutto in realtà, ma non mi dice un cazzo. Non so se posso. Sì, mi dice tutto, porca puttana, una figata. Io la lascio a questo punto, eh. Esamina. Ok. Sta andando piano. Ok, vabbè, non fa niente. Prendiamo un altro pochino di legno, va, che è sempre gradito. Ragazzi, cercate di avere più risorse possibili prima di stanziarvi in un posto, perché vi saranno veramente. Oh, le api. Non vi attaccano se non le attaccate voi, ma i loro drop sono abbastanza utili. Hanno, se non erro, il pungiglione e il miele. Allora, prendi altre berry. Berry, che mondo bello che mi è capitato. L'ultima volta a malapena trovavo un coso, una carota in giro. Prima di tutto non trovavo flint, quindi è una delle cose più importanti del gioco, se non la più importante, perché ci permette di farci picconi e tutto il resto. Non la trovavo. Devo fare il giro del mondo e sono morto. Perché naturalmente poi la trovo e mi viene la geniale idea di andare ad attaccare con un'ascia un cazzo di bufalo. Ma sì, si fa così, non ti preoccupare. Sono proprio un nabbone, eh. Ah, prendiamo i fiori perché ci aumentano la sanità mentale, da quello che ho capito, ma... Boh. Non so quanto può salire la sanità mentale di una persona raccogliendo fiori, però... Dai. A meno che non sei un affemminato. Ma dai, non giudichiamo. Affemminato. Dovrei poter fare qualcosa. A 12, ottimo. Mi ricordavo bene allora. Coniglio di merda. Anzi, dopo vado a vedere la trappola. Più tardi. Secondo me sono connessi questo e l'altro, però. Non... Ah, se non sbaglio, la ghirlanda fa salire la tua sanità mentale. Boiled. E ce la mettiamo perché siamo fighi. Andiamo, va. Cazzo è? Ah. Una farfalla. Una bellissima farfalla. Noi con la ghirlanda siamo proprio troppo sexy. Però dai. Guardalo che sexy. Con quei capelli alla Goku proprio. Prendiamo altri fiori perché è buona abitudine andare a raccogliere i fiori come Heidi. Dai, non ho trovato pietra, porca puttana. Io che prendo cose... Ok, tra poco inizia tutto quanto. Oh, semi. Perché è più buio della sera prima, mi pare? Beh, chi se ne frega. Allora. Dammi dei sapling. Ah, dammi dei ramoscelli, scusami. Se non ti offendi. Dai, sono sicuro che troverò qualcosa per qualche pietra. Una. Ce ne mancano altre 11. Che cazzo è? Che cazzo è? Oh, fighissimo, hanno chiuso pure le luci, spaccano. Ma che... Ah, questo qua dovrebbe essere uno dei villaggi dei pigmen. Hey, pigman! Pig house, oh. Ma mi avvicino io alla chioda, non sbaglio? Ma va a cagare. Ah, si hanno paura loro, tranne lui.
se ci dessi qualcosa da mangiare? Carota? Ho capito, sei un tipo che non mangi queste cose. E che cosa vuoi? Una caramella! Cazzo, sta facendo notte. Batto l'ultimo albero. Vai. Dai, ragazzi, ci facciamo fare compagnia da quel maialone, dai. Almeno gli facciamo anche un pochino di compagnia, poverino. Immagino quando si sentirà solo. Ok, basta. È bello. D'ora in avanti non sarai più solo. Ci sarò io. Sei contento? Allora, parlami della tua vita. Lui si gratta pure il culo, tanto dalla intensità delle tue parole, proprio parole intense. Oh mamma mia, basta. Brucio qualcos'altro? Ti piace fuoco? Fuoco nelle mie mani! Hai visto il potere del fuoco? Tu, primitivo essere, non potrai mai arrivare ad avere questi poteri. Impaurisciti! Tu, comune mortale, davanti al mio... Ok, basta. Si è coricato pure lui. Capito che... Ero solamente un pazzo che pensava di essere immortale, si è coricato. Ecco, bravo! Fai finta di dormire per fuggire dalla mia potenza. Adesso però mi sento solo. Chi mi terrà compagnia adesso per questa notte? Mangia, comune mortale! Abbiamo di nuovo 141, dai. Mamma che occhiaie, bello mio. Hai due occhiaie peggio del... Oh, semi. Sempre graditi. Perché uno dovrebbe tenere le luci accese di notte? Dentro una casa, quando devi dormire. Sturatele le orecchie, bravo, così si fa. Stiamo con le mani in mano. Potrei fare una torcia? Sì che posso fare una torcia. Eccola qui, voglio equipaggiarla e vedere quanta luce fa. Ragazzi, se si va senza una luce fuori, si sentiranno dei brutti versi, che mi pare di aver già sentito. Sentite? Sentono un rumore tipo di esseri immondi, ma io mi vedo qui. Guardate, se mi avvicino all'oscurità. Cos'era quella luce? Cos'era quella luce? Ma io mi allontano. Paura. Dai! È arrivato il giorno. Sì, è arrivato il giorno! Ciao capovillaggio. Wiggles. Ti chiami Wiggles? Hamilton? Ah, ma hanno pure il nome! Bellissimo, ti posso dare da mangiare? Cazzo, si è cagato addosso. Che schifo, peggio di Bear Grylls. Questo qua maneggia la merda come peggio di Bear Grylls, porca puttana. E che schifo. Un po' di ritegno. Andiamo tab. Ci stiamo allontanando un pochino, dai. Un'altra casa, ah no, un altro villaggio, mini villaggio, ma lì ci sono i ragni, io mi allontanerei adesso. Si è creato davanti ai miei occhi o sbaglio? Vabbè, va. Non mi faccio domande, ragazzi. So che ne uscirei abbastanza abbattuto dalle risposte. Camminiamo in un campo di... Ah, ah, scappa! Cazzo sono questi? Via! Via! Porca puttana! E non si fermano! Va a cagare! Invece questo qui giallo sono carine, guardale, carine e coccolose proprio. Dai, non ho trovato una cazzo di pietrona da abbattere, Dio caro. Eh sì, però trovo troppi di questi alveari delle api incazzate nere, pronti a farmi il culo. Ma non trovo quello che mi serve realmente. E noi paghiamo, paghiamo, paghiamo nel mondo, ragazzi. E perché paghiamo nel mondo? Ma perché non trovo una cazzo di pietra? Ho trovato un sassolino di merda. Ma
Ecco, è finito il mondo. Ragazzi, abbiamo raggiunto la fine del mondo verso nord. Ma vai a cagare. Cammina, va. Wilson. Ragazzi, il personaggio si chiama Wilson. È una figata. Corri. Che figo il nome Wilson. Wilson! Sì, padrone. Andiamo. No, non posso far finire. Siamo già al day 3 in una puntata. E non abbiamo fatto un cazzo! Un emerito cazzo! Quanto durerà una giornata? Io passo depredando tutto quello che mi trovo sulla strada. Quasi tutto, vabbè, ragazzi, non è che posso prendere tutto, ma... parliamoci chiaro. E così non li posso prendere i funghi, mi sa. Anche se sarei curioso di sapere che cosa servono. Allora, siamo pieni, strapieni di materiali e di cibo, sottolineerei cibo perché chi non ha mai desiderato di avere così tanto cibo. Pick up carrot, pick up sapling. Ah, che cosa carina avere tanto cibo. Noi con questa ghirlanda però spacchiamo troppo, dai. Oh, come faccio a dire di no a questa Flint, porca puttana. Vai, cammina, vai. Vai, Wilson, cammina! Ostia! Ho trovato un cazzo, sinceramente, però. Mi sa che arrivati al quarto giorno finiamo. Non mi piace quando continuano troppi video, però non ho fatto altro che camminare, mi dispiacerebbe finire qui. Ecco, ho finito il mondo da un altro lato? Sì, ho finito il mondo dall'altro lato. A che mondo di merda sono? In che mondo di merda sono capitato? Ah no, non è finito dall'altro lato, che cazzo no? Vabbè, sennò sti cazzi, eh. Hop. Non mi potete rompere i coglioni così però, eh. Voglio della cazzo di pietra. È tornata la sera. Voglio stanziarmi io prima o poi. No, 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 no,
Corri! Scappa! C'è il Nemesis! Non ti incastrare contro gli alveari. Torniamo dal capovillaggio? E torniamo dal capovillaggio. Dal nostro simpatico chiacchierone. Guarda quei ragni schifosi in alto a destra che c'erano prima, 2 secondi fa. Parlano così i personaggi, eh? Rano così. Piantiamo un fire. No, ancora no, però in realtà. Ancora no. Ma fino a poco fa non c'erano. Armiamoci, vai. Mine it. Una caverna? No. Non ci vado mo nella caverna. Ci entro dopo, ragazzi. Anzi, no, nella prossima puntata, ragazzi. Perché sennò viene troppo. Anche se voglio sapere cosa mi stava dicendo. Mi ha chiesto sì o no. Allora, stiamo ancora lavorando alle caverne. Altri contenuti verranno aggiunti in un futuro aggiornamento. Vuoi continuare o no? Ci vado dopo. Anche se sicuramente troverò solamente selce e cazzo del genere che posso trovare anche nel mondo. In miniera è molto più figo. Allora. Quando finisce? Quando inizia la notte? Voglio che inizi la notte. Non avrei mai pensato di dirlo, però lo dico. Prendiamo la cacca. Perché è sempre utile prendere la cacca dei propri... dei maiali. Eh sì, ci sta sempre. Qualcuno me la lascia perché potrebbe servire in qualcos'altro. Ah, si è stancato di mangiare solamente questo. Lo capisco.
Ok, altra carota cucinata, vai. Facci questa scorpacciata, vai. Che roba buona. Ok, faremo passare un'altra notte. Se non erro, ragazzi, al decimo giorno arrivano delle creature che non voglio vedere. Per il semplice motivo che sono brutte e cattive. Brutte e cattive. E ci distruggeranno e ci uneranno la mamma. Comunque, ragazzi, il video sta per giungere al termine. Spero vi sia piaciuto, anche se è stato più un cazzeggio totale che un video let's play. Ma ogni tanto ci sta un video del genere sul canale. Quindi, ragazzi, da TheStriker46 è tutto. Spero di continuare questa serie perché devo dire la verità, il gioco mi piace abbastanza. Niente. Vi invito ad iscrivervi se non l'avete già fatto, a lasciare un mi piace se la serie vi piace e a commentare per insegnare qualcosa al sottoscritto, il nabbone. Quindi, what's up, Pots, e al prossimo video. Bye bye!